Conclusa la visita delle vetrine dedicate ai bronzetti del santuario di Sant'Angelo a Bibbione, il percorso espositivo della sezione archeologica del museo ci porta ai materiali provenienti dal sito di Poggio la Croce. Situato sul crinale che separa i bacini solcati dai fiumi Greve e Pesa, l'abitato antico di Poggio la Croce presenta le caratteristiche tipiche degli insediamenti d'altura dell'antichità. In forza della sua posizione strategica ideale per il controllo del territorio circostante, il sito è stato oggetto di una lunga e intensa frequentazione che dalla fine del VII secolo a.C. si prolungò fino alla piena età ellenistica. Gli scavi archeologici condotti dalla soprintendenza, in collaborazione con la Società Italiana di Archeologia Mediterranea, hanno consentito di riportare alla luce una serie di strutture disseminate sulla sommità del Poggio e nelle aree immediatamente sottostanti. Alla fase di frequentazione più antica risalgono due tombe, una a camera e una a tumulo. La tomba a tumulo ha restituito un'importante stele funeraria in arenaria databile intorno al 520-490 a.C., caratterizzata dalla presenza di un'iscrizione etrusca con il nome del defunto, Mamarche. Si tratta di un personaggio di rilievo della comunità etrusca di Poggio la Croce, nonostante l'origine chiaramente italica del suo nome. Se dopo l'età arcaica il sito continuò ad essere frequentato per tutta l'età classica, fu in particolare con l'età ellenistica che l'insediamento assunse i connotati veri e propri di un sito d'altura fortificato. La sommità del colle fu infatti delimitata da una struttura difensiva in muratura, rintracciata dagli archeologi per alcuni significativi tratti. L'area perimetrata, un tempo destinata ad uso funerario, fu oggetto di una ridefinizione degli spazi funzionali, pubblici e privati. Nella nuova organizzazione del sito, l'antica tomba a tumulo di Mamarche, da tempo abbandonata, venne rispettata e inglobata all'interno del circuito murario. Tra le nuove opere ascrivibili alla fase ellenistica, gli archeologi hanno identificato un grande edificio a pianta rettangolare, di incerta interpretazione, ma molto probabilmente riconducibile ad una funzione pubblica. I frammenti ceramici in vernice nera, anfore, gli elementi architettonici in terracotta e altri oggetti, come le monete, i pesi da telaio esposti nelle vetrine del museo, illustrano gli aspetti della vita quotidiana degli abitanti dell'insediamento ellenistico. Thank you.